Riassumo in pochi minuti le caratteristiche e il senso di questo racconto dell'emigrazione italiana affidato a 6 podcast e realizzato dalla nostra agenzia che si chiama Nove Colonne. È un racconto che inizia e finisce ai giorni nostri. La prima voce è stata infatti registrata il 19 novembre 2022. Quel giorno il più illustre degli emigrati italiani viventi volle spiegare l'importanza delle radici e della cura con cui vanno custodite. Quell'italo discendente era Papa Francesco, che quel giorno ad Asti tornava ad essere un Bergoglio, come suo padre Mario, nato a Torino ma vissuto ad Asti, nella frazione di Porta Comaro, fino al febbraio del 1929, quando, 21enne ragioniere, emigrò a Buenos Aires con i nonni del futuro pontefice Giovanni e Rosa. Dunque questa storia, la storia raccontata in questi podcast, comincia oggi e poi si snoda riavvolgendo il nastro attraverso il grande esodo di massa che nel corso di un secolo, cioè fino al 1970, vide emigrare 25 milioni di persone, facendo dell'Italia il paese occidentale con il maggior numero di cittadini all'estero, direzione Brasile e Argentina, un tempo uno dei paesi più ricchi al mondo, direzione America del Nord oppure Australia. Uno dei 6 podcast è dedicato agli italo-americani, con le loro alterne e mai banali vicende. Altri ci parlano delle piccole Italie cresciute in Europa, da Zurigo a Stoccarda, alla Vallonia. Emigrano forza lavoro e potenziali consumatori, in cambio arrivano preziosissime rimesse, esattamente il contrario di quanto accade oggi con le famiglie che aiutano i loro figli che se ne vanno. Il nostro racconto si avvale di consulenti qualificati, o meglio dei loro libri. Matteo Petrelli, L'emigrazione italiana negli Stati Uniti, Tony Ricciardi, Storia dell'emigrazione italiana in Europa, e soprattutto Paolo Bevilacqua, Andreina De Clementi, Emilio Franzina, con la loro monumentale storia dell'emigrazione italiana. Nei podcast ci sono voci e contributi che ci ha fornito l'Istituto Luce, ci sono musiche d'autore, c'è Massimo Ranieri e altri. C'è un filo che collega tutto e che crea identità e coesione. Un podcast è dedicato ai movimenti degli italiani in Europa e nel mondo nei secoli che hanno preceduto il grande esodo. Sono Marco Polo e Leonardo, ma anche Scarlatti e Boccherini e decine di altri giganti che viaggiano accompagnati dalle loro idee e dai loro saperi, che così diventano patrimonio dell'umanità. Un ragazzo di oggi potrà scoprire così che è di un italiano l'affresco che adorna all'interno della cupola del Campidoglio di Washington, e sono italiani gli architetti a cui si deve la costruzione del Cremlino. Gli ultimi capitoli della nostra storia sono dedicati a caratteristiche e destini della nuova emigrazione verso l'estero, descritta ogni anno dalle statistiche dell'AIRE e dal rapporto di Migrantes, oltre che dal flusso informativo garantito con puntualità e competenza dalle agenzie giornalistiche specializzate nell'emigrazione. Raccontiamo le migrazioni interne, raccontiamo il rapporto tra l'emigrazione e l'inverno demografico in cui è precipitato il nostro paese, tra i pochi nel mondo occidentale. Il 40% di chi emigra ha meno di 34 anni. Un'informazione pensata per questi ragazzi non può occuparsi solo di ciò che li aspetta a Berlino o a Londra, ma deve tenerli aggiornati sul loro paese, con l'obiettivo di creare le condizioni di un futuro vitale contro esodo. Questo è anche il senso del nostro lavoro. Grazie.